Allora, la FIT ha deciso di scegliere un territorio particolare per le proprie iniziative. Sì, la FITA come sua mission ha appunto la promozione e la diffusione del teatro. In Campania chiaramente c'è una lunga tradizione del teatro e c'è un grosso vivaio di compagnie amatoriali che si dedicano tutto l'anno alla promozione e diffusione del teatro lì dove a volte il teatro professionistico non arriva. Pertanto con l'aiuto e la collaborazione degli enti coinvolti FITA ha sposato questo progetto con molto piacere. Ecco, tra poco ci sarà l'ultima serata, ci sarà la conclusione. Se lei dovesse tracciare un bilancio di come sono andate queste serate? È stato in realtà un successo al buio, perché non immaginavamo che già dalla prima edizione potevamo contare su un folto pubblico e su un cartellone di spettacoli veramente di alta qualità, e questo fa sicuramente ben sperare sia per la riproposizione del calendario in Campania sia per la stessa manifestazione del Gran Premio del Teatro Amatoriale. La FITA è un'associazione nazionale che raggruppa le compagnie amatoriali di teatro e poiché si è diffusa sul territorio nazionale e c'ha anche degli organismi regionali e provinciali, l'anno scorso loro hanno fatto un bando per capire quale regione volesse ospitare la serata finale del Grand Prix del Teatro Amatoriale. Come si sviluppa questo Grand Prix? Praticamente varie regioni in Italia hanno organizzato un concorso a premi e i vincitori di questi concorsi a premi regionali si sfidano nel Gran Premio nazionale. È la prima volta che si sviluppa dal vivo, siamo alla quarta edizione, finora tutte le altre edizioni si sono sviluppate con la visione dei DVD e c'è stato quindi un vincitore nazionale attraverso la visione del DVD. Questa volta la FITA nazionale ha voluto farlo dal vivo. Nello sviluppare questa attività chiaramente noi ci siamo candidati, in particolare ho voluto mettere insieme più amministrazioni per ospitare questa iniziativa e soprattutto ho voluto farlo anche per valorizzare quelle che sono le nostre risorse archeologiche. Credo che come prima esperienza sia stata una ottima esperienza. Aspettiamo adesso ormai le serate finali. Il 18 maggio si concluderà questa prima iniziativa che abbiamo fortemente voluto qui in Campania, ma chiaramente la firma di questo protocollo io credo che sia prodromica anche per cercare di ospitare anche per il futuro questa bellissima iniziativa della FITA nazionale. Intorno a temi come la cultura, come il teatro, come il talento per i giovani, dobbiamo creare un indotto anche economico e sociale. Ercolano, come le altre città, hanno un gran bisogno di queste iniziative, perché dobbiamo insegnare ai nostri giovani che attraverso la bellezza, attraverso i teatri, attraverso la cultura si può sperare e si può ragionare su un futuro migliore. Noi di Ercolano ci siamo, ci mettiamo tutto l'impegno e tutte le risorse che abbiamo a disposizione, perché crediamo che intorno alla bellezza, intorno alla cultura si possa creare un futuro più roseo per i nostri giovani. Allora, tre comuni importanti si incontrano con la città metropolitana per promuovere il teatro e la cultura. Sì, è un'iniziativa a cui Pompei ha prontamente aderito in virtù del fatto di rinverdire i fasti del passato della civiltà romana, laddove Oplonti, Ercolano e Pompei sappiamo benissimo quanto ci tenessero gli antichi romani per la concezione teatrale. Non ha, giusto appunto, Pompei ha uno dei teatri più belli al mondo per quanto riguarda le rappresentazioni, e in virtù di questo vogliamo fare in modo che questa manifestazione non sia fine a se stessa, ma che venga prolungata pure nel tempo, per cui è intenzione delle tre amministrazioni ricandidarsi per il prossimo evento della FITA. Oggi si firma un importante protocollo, la città metropolitana ancora una volta impegnata per la cultura. Assolutamente sì, è sempre di più in rete con territori importanti, in questo caso Oplonti, Torre Annunziata, Ercolano e Pompei. Quindi mettiamo in rete la cultura, i teatri, i luoghi della storia della nostra area metropolitana. Questa rete sta producendo sinergie importanti, sviluppo, economia e una crescita sempre maggiore dei nostri territori. Quindi la cultura rientra a pieno titolo anche nel piano strategico? Assolutamente sì. Per noi non può esistere sviluppo senza cultura.
Grazie mille, complimenti per tutto.